Thank you.
già fatto. Sì. Sì, ma mai abbastanza, ripeto, mai abbastanza. Quando fai questo lavoro. Questo no, invece l'ha proprio messo di lato. Quando un volume entra in biblioteca, questo è un tipo di lavoro normale. Gli devi dare il suo posto in magazzino, che è evidenziato da questo codice, dalla segnatura o collocazione. Poi gli dà un numero di inventario come se fosse un magazzino tradizionale. Normalmente questo è un lavoro che si fa per i nuovi acquisti. In passato però non era così regolare, per cui succede che quando risistemi queste vecchie collezioni ti accorgi che per esempio non è stato fatto in modo completo. E di questi solo uno ha questo codice, tutti gli altri sono praticamente timbrati ma sono vuoti. Se per disgrazia uno va fuori posto, senza questo codice di sistemazione, tu non sai più dove metterlo, cosa farlo. Quindi ne approfittiamo per riordinare le cose secondo criteri moderni e adeguati alla necessità di una biblioteca. Venite. Io questa l'ho chiamata edizione speciale, ma in realtà non è un'edizione, perché non è un'opera stampa. È un testo manoscritto. Ora, dopo questi numerosi fogli di guardia, arriviamo, ecco, al frontespizio. Bisognerebbe indagare su questi stemmi e capire che tipo di armi sono, che tipo di stemmi sono.
Mantiene sempre in questa bellezza fino alla fine. La mise en page con questa cornice, il saracino, la collocazione dei disegni, la coloritura, la traduzione ovviamente, quindi è proprio un lavoro. Allora andiamo a vedere l'anno di edizione, superiamo tutti questi fogli bianchi di guardia. 1840, sì. 1840. Tirata anche la cera? Sì. Poi per carità, da lì è partito, non è ancora adesso, è sempre stato all'estero, adesso a Bangkok, però voglio dire, anche solo fare un anno e tornare, riuscire, no? A capire come funziona, avere un occhio esterno è tutta un'altra cosa. Ma ho pensato più che una cassa, invece fare solo l'imballaggio proprio da... Come vuoi, sì. Occhio lo scotch. Occhio. Anche esce.
Ce l'avete? Vedi qualche attenzione? Sì, prima giù nella guida. Io qui non lo vedo. Aspetta che c'è lo scotch. Ok. Qua posso andare? Vai! Cerchiamo di tenerlo. Ecco, qui c'è la rotella. Parallelo. Tiriamolo giù piano piano. Sì, senza farvi dei grossi. Aspetta. Posso? Qui. Gira anche il piede. Quello è una questione di sbilanciamento verso di qua. Prima che andava, va bene, forse no. Allora, proviamo a girarlo così. Tenetelo. Sì. No, perché mi ha detto che poi... Allora,